Ok, come procede l'organizzazione del terzo mare di Roma Trophy? Beh, direi assolutamente benissimo, considerando che dopo 20 giorni che abbiamo aperto le iscrizioni sono andati praticamente esauriti in un attimo tutti e 20 i posti disponibili. La cosa per noi più gratificante è che l'80% sono squadre provenienti da fuori Lazio, quindi significa che ci siamo costruiti una credibilità organizzativa e le squadre cercano il nostro torneo e questo per noi è molto importante. Parliamo di un livello assoluto, se società come l'Olimpia Milano, quest'anno la Virtus Bologna, che probabilmente sono le due società più importanti del panorama cestistico italiano, ma parliamo anche di Aurora Desio piuttosto che Azzurra Trieste, Juve Caserta, Borgo Manero, insomma tutti i settori giovanili tra i più importanti d'Italia, scelgono il nostro torneo, significa che il nostro torneo probabilmente è diventato il torneo di riferimento per Roma. Quindi c'è un aspetto agonistico molto importante e poi c'è un secondo aspetto che è quello sociale, culturale. Noi l'anno scorso abbiamo lanciato il messaggio per dire no alla mafia, un torneo per dire no alla mafia, questo slogan ha attirato l'attenzione di molti mass media, compresa la RAI piuttosto che il Corriere della Sera, che sono accorsi per il nostro torneo. Quest'anno ovviamente ribadiamo questo concetto, ma vogliamo andare anche oltre questo concetto e dire che noi di Ostia ci siamo stancati di sentire associare la nostra bellissima città solo a termini come mafia, guerra, malavita, perché non è così. Ostia è sport, è divertimento, è cultura, è bellezze naturali, penso alla Pineta di Castelfusano, è il nostro mare. E il fatto che noi ad esempio con il nostro torneo in 365 giorni abbiamo portato circa 40 squadre da tutta Italia qui ad Ostia per 3-4 giorni, quindi parliamo di un migliaio di persone che sono state 3 o 4 giorni qui ad Ostia e le squadre continuano ad aumentare, continuano ad esserci, ecco, è un messaggio importante perché Ostia non può essere associata solo a questo, la gente di Ostia sono bravissime persone che lavorano e vivono qui e non possiamo ogni volta associare la nostra città a questo. Proprio per questo motivo qua abbiamo deciso di chiamare i gironi con le bellezze del nostro litorale, quindi i gironi del torneo si chiameranno Pontile piuttosto che Pineta di Castelfusano, piuttosto che Scavi di Ostia Antica o Mare di Roma e il resto. Per quello che riguarda poi l'aspetto tecnico-organizzativo legato più al basket, quest'anno avremo anche il piacere di ospitare un clinic nazionale organizzato da basketcoach.net. E sarà un clinic particolare perché di solito i clinic riguardano solo gli allenatori, diciamo, locali o del posto. Noi avremo il piacere di avere il clinic di due allenatori dalla Lombardia. Uno è Marco Rota, insomma, che non ha bisogno di presentazioni, è un allenatore tra i più conosciuti nel panorama nazionale, che ha allenato anche nazionali giovanili in passato e adesso è responsabile di uno dei settori giovanili più importanti d'Italia, che è Desio. E l'altro è Gianluca Sacchi di Bernareggio, che magari qui è un po' meno conosciuto, ma è l'autore, l'artefice del miracolo, tra virgolette, del fenomeno di Bernareggio, che è una società che a livello giovanile riesce sempre, tutti gli anni, a competere contro tutte le corazzate tra le società più storiche della Lombardia. Ci sarà anche quest'anno un'edizione femminile, assolutamente sì, dal 28 aprile al 1 maggio, come l'anno scorso sfrutteremo il ponte del 1 maggio per fare anche l'edizione in pink, l'edizione femminile che mi sta particolarmente a cuore in quanto è nata così quasi per caso e l'anno scorso è diventata veramente un fenomeno unico nel panorama cestistico femminile. Basti pensare che dopo 2 mesi si sono svolte le finali nazionali a Bormio e tra le prime 8 squadre in Italia a Bormio che si sono sfidate per lo scudetto, 6 erano presenti qui al nostro torneo, che è stato di un livello altissimo e la vincitrice del nostro torneo, ovvero Costa Masnada, si è poi laureata campione d'Italia. Quindi assolutamente sì, ci sarà anche l'edizione femminile e spereremo anche quest'anno con il blasone delle squadre partecipanti di attirare l'interesse come fu l'anno scorso degli allenatori del settore squadre nazionali come Capobianco e Bocchino.